Siamo all'interno della Galleria della Porta, a Gubbio, uno spazio centralissimo che abbiamo avuto grazie anche alla disponibilità del Comune di Gubbio che patrocina questa mostra. Il tema della mostra è la pelle dell'anima, quando i tessuti sono segno di identità sono una seconda pelle, sono la pelle dell'anima, un format che chi ci segue conosce bene, che vedete scritto sul vetro di questo ingresso all'evento, scritto gentilmente e curiosamente col sistema leonardesco, cioè al contrario dall'interno, dall'amico Andrea Cavicchi, numismatico di fama internazionale, che partecipa a questo evento. Ecco, la pelle dell'anima. L'idea è appunto che i tessili diventino una superficie, siamo stati insieme alle pietre, una delle primissime superfici che l'uomo ha utilizzato per lasciare una traccia di sé, del proprio passaggio, e abbia quindi deciso di utilizzare i tessili, deciso più o meno consciamente di utilizzare i tessili come elemento identitario. Basta pensare che un qualunque gruppo di persone, più o meno numeroso, più o meno significativo, dalla squadra di calcio di una parrocchia fino a una nazione, nel momento in cui si costituisce in gruppo, quindi si dà una identità, costituisce in qualche modo una persona collettiva, un gruppo, ha immediatamente la necessità di darsi un segno, una bandiera, un'insegna. Ecco, questo è il senso della pelle dell'anima. L'idea che quei tessuti siano uno strumento formidabile per scrivere di sé e del proprio essere, con quel linguaggio metaforico, quel linguaggio di segni che appartiene all'uomo da sempre e che coglie l'evidenza archetipica del linguaggio dell'uomo con grande importanza. Non potevamo non aprire questo evento con una selezione importante e molto significativa di tessuti Showa della collezione permanente di Tribale Globale. Sapete che i tessuti Showa sono realizzati con la fibra della raffia della palma nana, intrecciata, poi rasata con un particolare coltello, che li trasforma in una specie di velluto, da qui la definizione che venne data molto tempo fa di velluti del Kasai. Due annotazioni interessanti. Questo tipo di lavoro realizzato solo dalle donne, come spessissimo accade, e anche per esempio per le cortecce degli imbuti, dei pigmei e la foresta dei tuoni, sapete che il segno rappresentato non è mai decorazione, è mai sempre un elemento alfabetico che rimanda ad altro, spesso molto complesso, di difficile decifrazione per noi, ma comunque insomma di grande fascino suggestivo, con rimandi all'arte moderna che non è nemmeno necessario rappresentare. Abbiamo scelto di mettere anche per presentare un po' la nostra attività agli edbini, una selezione di opere non strettamente legate al tema della mostra. Qui vedete una collezione di bastoni rituali Senufo. Ecco, nella vetrina che è dedicata al popolo Cuba, quindi a quella confederazione di popoli che comprende gli Showa, ma anche ad esempio i Busong, appunto, vedete anche elementi, parti di gonne rituali, piuttosto note nel mercato del collezionismo, purtroppo spesso considerate elementi puramente decorativi, ignorandone la storia. Queste sono parti appunto di abiti rituali di grande spessore, di grande valore simbolico. Alla mia destra, nell'altra vetrina, abbiamo invece immediatamente fatto irrompere l'arte contemporanea nel ragionamento sulla pelle dell'anima, selezionando una serie di opere tra le più, a mio avviso, almeno suggestive sovversive, nel senso che sovvertono l'approccio tradizionale che abbiamo con l'arte di Filippo Biagioli, che sono queste plastiche ricamate, sullo sfondo delle quali vedete
a destra a proseguire il ragionamento sull'Africa, una collezione di tessuti Dida, al centro una serie di kimono giapponesi di tipo diverso, qui un kimono da pompiere, una giacca da pellegrino con i timbri che vengono posti a ogni visita presso un santuario e un kimono déco con i tipici segni di quell'epoca declinati nella cultura giapponese. E poi ancora i kimono, le plastiche di Filippo, in questo caso scritte più che decorate, mi verrebbe da dire, direttamente con dei tessuti. Ecco, entrando, come vi dicevo, abbiamo scelto una selezione di maschere e di sculture che consenta di comprendere la tipologia del nostro lavoro, qualche libro di consultazione relativo alle opere esposte e delle schede, fra cui una che attraverso il QR code consentirà ai visitatori di vedere l'intera attività che noi svolgiamo, e poi appunto una serie di maschere tra le più secondo noi significative. Vedete una Goli, una bella maschera Bijogo, una maschera Dogon, una maschera Chokwe, Gere, una Dan arcaica molto bella, un'altra Dan, una scultura di grande fascino e di grande rarità, e un'insegna, un bastone da danza di Yoruba destinato al culto di Shango. In questo modo speriamo di dare la percezione di quali sono i linguaggi che noi abbiamo scelto di usare. L'esposizione in questo spazio è davvero suggestivo, difficile che a Gubbio qualcosa non sia suggestivo, prosegue rientrando nel ragionamento della pelle dell'anima con una serie di tappa, di cortecce battute e dipinte, in questo caso che provengono dall'area oceanica. Questa è dell'isola di Tonga, con le tipiche insegne dove il tribale dell'identità del villaggio si mescola col globale dell'appartenenza al regno britannico. Abbiamo scelto di mettere anche una piccola selezione di sculture di area nepalese, sia quelle più arcaiche, più animiste, sia quelle che hanno invece un'influenza più legata all'induismo e al buddismo. Si prosegue con le cortecce, i ragnaia, eccetera. Difficile non notare in questa porzione di tappa che viene da Samoa l'influenza così radicale, così profonda dell'arte nigeriana, dell'arte contemporanea, scusate, una bella maschera legata al maschera Jipaye, legata ai riti di raccolta, un costume che presumibilmente porremo presto in un'altra posizione, l'allestimento è ancora in qualche modo in corso, di area nigeriana, probabilmente Igbo, e infine una selezione di pesi misura Ashanti, sia astratti sia figurativi, speculari a una selezione di monete realizzata appunto da Andrea Cavicchi. Vedrete nel dettaglio, perché temo che le immagini video non consentano di vedere la specificità di queste monete, e vi rimando a un video, una video intervista realizzata proprio con Cavicchi, che narra la storia di ciascuna di queste monete mettendole in relazione con il tema della mostra.